Cari amici, Francesco di Sal, santo vescovo e dottore della Chiesa che celebriamo oggi, è conosciuto universalmente come il santo della dolcezza. Vi sorprenderebbe sapere che San Francesco di Sal aveva ricevuto dalla natura il cosiddetto carattere collerico. Per capire il lavoro incredibile della grazia e contemporaneamente lo sforzo immane fatto da Francesco per poter essere considerato un'icona vivente di Gesù, mite e umile di cuore, dobbiamo per così dire richiamare alla mente qualche elemento di psicologia. Sintetizzando al massimo, cari amici, secondo la psicologia, il carattere è la struttura psicofisica con la quale si nasce. Non si può cambiare, ma si può educare. Secondo l'esempio, cari amici, sono 8 i caratteri, che dipendono dalla combinazione dei 3 elementi fondamentali, più una variabile personale. Gli elementi fondamentali che formano un carattere sono l'attività, l'emotività, la risonanza. Cosa siano l'attività e l'emotività non è difficile da intuire, vero? Mentre riguardo alla risonanza si può essere primari, la persona agisce di prima senza riflettere molto, o secondari, la persona è portata a pensare, a riflettere molto sugli eventi, sulle circostanze della vita. La variabile personale è l'apertura della coscienza, potremmo definirla il grado di sensibilità, che varia da persona a persona. Uno di questi caratteri, cari amici, è il cosiddetto carattere collerico. La formula, per così dire, del collerico è questa. Collerico è un attivo, emotivo, primario. Essendo primario, il collerico fa fatica a controllare la propria attività ed emotività. La memoria di San Francesco di Sal, allora che celebriamo oggi, ci fa comprendere che possiamo e dobbiamo educare il nostro carattere, qualunque esso sia. Infatti questo grande santo, collerico per temperamento, è riuscito con la grazia di Dio a raggiungere un tale controllo sulla sua irascibilità da essere conosciuto universalmente come il santo della dolcezza. Cari amici, è tutto per adesso. Ciao e Dio vi benedica sempre.